abbiamo cercato di capire, di comprendere come sia stato possibile la realizzazione di una condotta fraudolenta ai danni dell'erario per svariati milioni di euro e abbiamo ricostruito, almeno in questa fase, la complicità di alcuni professionisti il cui contributo è necessario, è stato necessario per la realizzazione appunto della condotta fraudolenta. Questo tipo di reati sono molto diffusi in questo territorio. La Procura di Paola attribuendo molta importanza alla criminalità economica, tanto è vero che è stato creato un gruppo ad hoc e c'è una sinergia pressoché quotidiana con la Guardia di Finanza, quindi reati societari, reati contro la pubblica amministrazione che spesso si incrociano.